Salve a tutti amici di Tech Different, siamo qui con il nostro Apple Area speciale dedicato al WWDC di Apple che abbiamo seguito in diretta ieri con il nostro live blog. Chi ci ha gentilmente seguito sa di cosa andremo a parlare adesso. Parliamo di tutte le novità che Apple ci ha presentato ieri. Iniziamo con OS X 10.11 con un nome strano, El Capitan, che è nient'altro che il nome di una delle montagne più importanti del parco di Yosemite. El Capitan che ha nuove opzioni, nuove interessanti features. Che adesso vi andrò a descrivere brevemente. Anzitutto una modalità multi-window, co come abbiamo visto anche per Windows 10, con l'anteprima che Microsoft sta rilasciando in queste settimane e rilascerà a luglio in versione definitiva. Quindi qui Apple è andata a pescare un attimino da Microsoft, però ha fatto un buon lavoro, una cosa giusta, dovuta, che noi tutti aspettavamo, utilizzatori di Mac. Molto interessante, com'è interessante anche il fatto di avere la possibilità di aprire più schede contemporaneamente, magari 4 o 5, e avere una scheda principale aperta un po' più grande rispetto alle altre, le altre in una barra laterale. E semplice, accessibili semplicemente senza passare dal launcher. Quindi un buon lavoro da questo punto di vista è stato fatto. Poi è stato migliorato Spotlight, che adesso è più preciso, è più performante e facendo le classiche domande che tempo fa oppure portami a per un percorso. Un percorso o in auto o a piedi per stampare un percorso e sarà più preciso. Poi è stata introdotta anche in Safari, sono stati introdotti dei nuovi una nuova compressione delle tab che andremo ad aprire nella navigazione, quindi potremo aprire più tab contemporaneamente e sono state compresse appunto per avere la possibilità di aprire ancora di più rispetto a Yosemite. Altra cosa interessante, l'applicazione Mail è stata potenziata, ora si può visualizzare l'applicazione a schermo pieno, si possono inserire fotografie direttamente facendo un drag and drop, si possono modificare anche le fotografie direttamente dall'applicazione Mail. Un'altra cosa interessante è andata a riprendere il swipe per rimuovere le mail indesiderate, appunto, per rimuoverle tramite un swipe con il mouse da destra verso sinistra sulla mail selezionata. Poi, altra cosa che abbiamo notato in OS X e Capitan è anche l'applicazione foto che ora permette di modificare le foto non solo con il tool presente nell'applicazione stessa, ma anche con tool di terze parti. Ad esempio, abbiamo installato, non so che dire, GIMP, abbiamo a disposizione anche gli strumenti di GIMP. Badate bene, senza dover aprire l'applicazione GIMP, cioè non dobbiamo andare sull'applicazione GIMP, spostare la fotografia da app foto a GIMP o a altri similari. Possiamo farlo direttamente dall'applicazione foto, cosa molto, molto comoda che rende il lavoro anche più veloce, più sbrigativo. Un'altra cosa molto interessante che tutti i gamers apprezzeranno, soprattutto chi aspetta anche giochi per Mac, apprezzeranno è l'introduzione di Metal, il software che permette un'elaborazione grafica eccellente, nuovo software che è presente da iOS 8 sui nostri dispositivi mobile ed ora sbarca su Mac. Questo software permette sia un'elaborazione grafica eccellente sia anche un risparmio di risorse da parte del Mac, appunto. Andremo a vedere poi
come gli sviluppatori andranno ad elaborare i loro giochi e applicativi anche per produttivi, quali disegno di CAD/CAM e quant'altro. Quindi il CAD/CAM che va a potenziare un sistema operativo iOS, ma che già di per sé è già molto molto buono. Quindi Apple è andata a mettere mano in determinate zone per fornire un potenziamento di prestazioni e anche di multitasking, molto molto, che io ho apprezzato molto. Adesso vedrò di installarlo su una partizione dedicata, non come sistema operativo principale, in quanto, essendo la prima beta, non è conveniente utilizzarlo come sistema principale qualora sorgessero dei grossi bug che bloccano o magari cancellano anche documenti importanti. Quindi creerò una partizione di disco e lo installerò su di essa. Poi più avanti farò una guida su come e dove scaricare la beta per poi installarla su una partizione di disco del vostro Mac. Per quanto riguarda il Mac, siamo a posto, andiamo ad iOS 9 che io ho installato sul mio iPhone 5S, che adesso vi farò vedere. Eccolo qua. Non so se si vede, abbiamo la nuova applicazione Wallet che va a sostituire di fatto Passbook, però la grafica è sempre quella. Abbiamo l'applicazione iCloud Drive che si attiva. Però dal menu impostazioni è un po' nascosta, bisogna andare in impostazioni, iCloud Drive, e poi ci sarà l'interruttore da attivare se vogliamo che l'applicazione sia presente nella nostra home. Altra cosa molto interessante è l'interfaccia di Siri che è cambiata, quindi avremo un microfono senza più il cerchio in tondo e ridisegnato molto minimale. Anche quando faremo una domanda a Siri, la barra che appare sotto e si anima non sarà più a onde, ma sarà più statica in orizzontale e più animata al centro con dei colori. Molto molto interessante. Siri è stato potenziato anch'esso e adesso è ancora più veloce nel capire. Finalmente anche in italiano è migliorato molto e capisce molte più domande rispetto ai mesi precedenti, anche l'anno scorso, e è stato ottimizzato. Ottimo lavoro da questo punto di vista di Apple. E poi altra novità è l'applicazione Note che, Note che è stata potenziata ai massimi livelli per la produttività. Infatti, chi utilizza i dispositivi iOS, mobile iOS per lavoro, apprezzerà questo potenziamento da parte dell'azienda di Cupertino, in quanto permetterà ora di inserire elenchi puntati, elenchi a spunta addirittura, che saranno interattivi una volta salvata la nota, come vi ho proposto anche nel nostro video di anteprima di iOS 9. Potremmo modificare il corpo del testo mettendo un titolo, un'intestazione, mettendo elenco puntato come vi ho detto, elenco numerato. Possiamo anche disegnare adesso a mano libera o scrivere a mano libera. Possiamo anche inserire fotografie o addirittura filmati, sia ripresi subito sul posto, seduta stante oppure dalla nostra libreria. Abbiamo anche la possibilità di vedere le note salvate nel nostro cloud e quelle salvate sul nostro dispositivo. Se non sono sincronizzate, potremo sincronizzare tranquillamente. Quindi molto, molto bello graficamente, è stato fatto un buon lavoro e anche il font stesso di iOS 9 è cambiato, è passato allo stile San Francisco, che è più minimale, e vedrete nel video di anteprima che vi ho fatto il cambiamento. Per le emoji non c'è nessun cambiamento. Un altro cambiamento interessante è per la dettatura vocale, che non ha più l'animazione che aveva in precedenza, ma ha un'animazione, diciamo, ad equalizzatore. Vi invito a vedere anche qui il nostro video di anteprima.
Altra novità di iOS 9 è il fatto che adesso anche, abbiamo anche il multitasking ridisegnato ancora una volta. Mentre prima avevamo o abbiamo su iOS 8 abbiamo, le schede facendo doppio clic sul tasto home, abbiamo le schede intere in verticale che ci appaiono una a fianco all'altra completamente. Adesso abbiamo sempre le schede intere, una a fianco all'altra, però tagliate a metà, sovrapposte dall'altra scheda precedentemente aperta. Quindi abbiamo una scala e facendo semplice swipe da destra a sinistra o viceversa possiamo visualizzarle e tappando su una di esse ci apre ovviamente quella che ci interessa. Quella che ci interessa. Se vogliamo eliminarla, basta fare uno swipe da basso verso l'alto. Altra novità in iOS 9 è nel menu impostazioni, vediamo la gestione della batteria, possiamo attivare il risparmio energetico e che ci permetterà di prolungare la vita del nostro dispositivo che, come tutti sappiamo, il punto debole di Apple sono le batterie. Andiamo ora a parlare di watchOS per Apple Watch, watchOS che non è cambiato più di tanto, siamo alla versione 2.0. Ovviamente queste sono tutte versioni beta, quelle nuove rilasciate da Apple. WatchOS 2.0 che di fatto non introduce grandi novità né grafiche né di funzioni in più di quelle che già conosciamo. Sì, si può connettere tramite connettere ad HomeKit per la gestione di tutta la nostra casa, addirittura si può connettere a CarPlay per gestire anche la nostra automobile, magari per accendere l'aria condizionata, per vedere il livello di ricarica magari di un'auto elettrica, eccetera. Poi per quanto riguarda Apple Watch, voi sapete la mia opinione, a me non piace, è troppo pataccoso, come ho sempre detto. E niente, altre novità di watchOS non ce ne sono state. Altra cosa interessante che Apple ha introdotto, ma che tutti ormai sapevamo, è l'applicazione Apple Music che sarà disponibile dal 30 giugno per tutti i dispositivi iOS e Mac ovviamente, e poi anche per Apple TV. Poi avremo la disponibilità di questa applicazione anche su Android e Windows Phone, però questo dalla primavera. Apple Music, che non è altro che l'applicazione musica in cui sono state incorporate iTunes Radio e Beats Music. Da una parte c'è una radio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in streaming continuo, dove possiamo sentire tutti i brani musicali che ci propone l'azienda di Cupertino tramite la sua libreria immensa di iTunes, o possiamo anche sintonizzare le nostre radio preferite. Altra cosa che possiamo fare è appunto ascoltare questa radio, i nostri brani, tramite i brani preferiti, anche tramite delle radio specifiche, un po' come Spotify, Pandora, eccetera. Andremo poi a vedere più nel dettaglio quando la rilasceranno ufficialmente e la studieremo meglio come è fatta, perché è stata presentata a grandi linee. Vi ricordo che questo è un servizio di musica streaming gratuito per i primi 3 mesi e poi con un abbonamento mensile di 9,99 dollari, che saranno 10 euro da noi, disponibile in più di 100 stati all'inizio, si presume che ci sarà in Italia anche, quindi non ha le limitazioni di iTunes Radio, che non abbiamo mai visto nascere qui in Italia noi. E ci sarà anche un piano dedicato alle famiglie che hanno più dispositivi iOS e vogliono avere la musica in streaming su tutti i loro dispositivi, e questo piano è di 14,99 euro al mese. Quindi con 5 euro in più al mese avremo la possibilità di averla
su tutti i nostri dispositivi iOS, quindi cosa molto molto interessante. Interessante come il fatto che è stata cambiata minimamente la grafica, però niente, niente di eccezionale, va a ricalcare ancora l'applicazione musica che ritroviamo adesso sul nostro iOS 8, quindi è stata modificata introducendo appunto le stazioni radio e la funzione appunto. Le funzioni di ricerca dei brani via tramite questo abbonamento. Poi vabbè, abbiamo anche l'opzione di per poter selezionare i nostri brani, logicamente, della nostra libreria iTunes, da ascoltarli e quant'altro. Comunque andremo a studiarla più in dettaglio appena la rilasceranno. Questo è quanto è stato presentato al WWDC di Apple ieri sera e adesso abbiamo installato iOS 9 su iPhone 5S come vi ho fatto vedere prima. Adesso andremo ad installare su una partizione di disco OS X El Capitan, nome che a me sinceramente non piace per nulla, passi io se mai Capitan un po'. Vabbè, comunque scelte di Apple. Niente, vi rimando ai nostri approfondimenti, ai nostri vari articoli che faremo anche nei prossimi giorni, sia per la durata della batteria per quanto riguarda i dispositivi iOS, sia per la nuova gestione multitasking e quant'altro su OS X e Capitan, che andremo ad analizzare anche con video in cui potete vederlo in azione. Grazie per la cortese attenzione, un saluto a tutti, un buon proseguimento di giornata o di serata in base a quando vedete questo video e vi ricordo di stare sintonizzati sul nostro canale YouTube e sul nostro sito TechDifferent. Grazie a tutti per l'attenzione, buona giornata. Ciao!